Aperto il microfono, eccolo, grazie. Grazie Presidente, gentile Presidente, onorevoli colleghi. Intanto questo provvedimento è un provvedimento equilibrato. Abbiamo avuto il coraggio di lasciare fuori dal campo le ideologie e abbiamo puntato a ottenere qualcosa che sia veramente efficace per le famiglie italiane. Ottima quindi la scelta che viceversa le opposizioni contestano di respingere tutti gli emendamenti che avevano un alto tasso di ideologia. La questione è troppo delicata per consegnarla a una sterile visione maschi contro femmine. Questa è una narrazione che viene, ben sappiamo, da una visione che ancora dai tempi di Engels viene imposta alla società. Non è così. Qui abbiamo semplicemente delinquenti che debbono essere messi in condizione di non nuocere e vittime che debbono trovare giusta soddisfazione. Quindi respingiamo al mittente le accuse che ci vengono mosse dall'opposizione e particolarmente dal Partito Democratico. So perfettamente, cari amici del Partito Democratico, che alcune culture hanno una idea di donna che è diametralmente opposta alla nostra. Sono proprio quelle culture che noi cerchiamo di fermare e che invece voi introducete in Italia con barche, barconi, barchini, navi e quant'altro. Chi usa la violenza non lo fa, come dicevo poc'anzi, perché maschio o perché femmina, ma perché delinquente. Allora, entriamo nel merito del provvedimento e il primo argomento che più mi convince è certamente questa imposizione di un termine chiaro, 3 giorni, che il pubblico ministero deve rispettare per incontrare la vittima del reato. Questo termine è molto buono, a nostro avviso, per 2 ragioni. In primo luogo perché va incontro alle esigenze della vittima, che si sente accolta, si sente considerata, trova uno Stato al suo fianco, che si rende visibile nella persona del pubblico ministero. Inoltre è anche un forte deterrente per il soggetto, diciamo, delinquente, per il colpevole, perché sa che quel procedimento seguirà un corso particolarmente accelerato e questo certamente potrà aiutare a dissuadere dalla commissione di questi gravi delitti. Tuttavia, questo incontro così rapido con il pubblico ministero ha anche un altro obiettivo, coglie anche un altro obiettivo, che è quello di scoraggiare un fenomeno che è purtroppo alquanto diffuso nel nostro Paese e che è altrettanto grave, cioè quello delle false accuse. Il fatto che la persona denunciante sia immediatamente sottoposta al vaglio della pubblica accusa può ulteriormente aiutare a discernere con sufficiente celerità quelle che rischiano di essere false accuse e che purtroppo, come ripeto, sono state in molti casi segnalate come numerose anche nel nostro Paese. Ancora, abbiamo, e faccio un esempio molto legato a quelle subculture di cui parlavamo prima, una chiara e decisa posizione dello Stato contro sia il delitto di costrizione al matrimonio, sia che vada ad arrestare il fenomeno delle cosiddette spose bambine. Su questo, devo dire, l'instancabile lavoro della Presidente Stefania Pucciarelli ha trovato in questo progetto di legge certamente una degna cornice. E è molto significativo che un fenomeno così abbondante in termini numerici, stiamo parlando a livello planetario di 12 milioni ogni anno di bambine, di minorenni costrette al matrimonio, ancora oggi in Italia non abbia nessun tipo di monitoraggio. Non sappiamo quante siano in Italia le minorenni costrette al matrimonio. E quindi intervenire in modo efficace utilizzando lo strumento della leva penale è assolutamente doveroso. Ancora un altro fenomeno che questa norma si pone l'obiettivo di stroncare è quello del revenge porn e anche questo incontra il nostro più assoluto favore. Il fatto che si possano combinare fino a 6 anni di reclusione a chiunque diffonda immagini
che sono state raccolte nell'intimità delle persone, quindi in un momento di grande fiducia e anche di grande fragilità, e che poi vengano utilizzate per fare del male all'altro, per colpire l'altro nella propria dignità, è qualcosa che, come abbiamo apprezzato nei casi di cronaca anche recente, purtroppo ha degli effetti devastanti sulla vita delle persone. Non ultimo anche il caso che ha coinvolto una nostra collega parlamentare alla Camera, alla quale va tutta la nostra solidarietà. Ancora, è molto importante ribadire che la norma della quale stiamo parlando e che ci apprestiamo ad approvare vada a dire una parola anche sulla questione degli sfregi. Tra l'altro è una questione, più che le altre, che non conosce in realtà una specifica attribuzione dal punto di vista del genere, perché sappiamo che vengono colpiti molto spesso in egual misura sia donne che uomini, per esempio il caso di Giuseppe Morgante oppure il famoso caso di Jessica Notaro. Il fatto di portare da 8 a 14 anni di reclusione la pena per episodi di tale gravità e violenza inaudita che segnano una persona per tutta la vita è certamente un aspetto molto qualificante di questa norma. Molto positivo viene valutato anche il fatto che sia fatto obbligo al pubblico ministero sia di comunicare quando sia intervenuta la scarcerazione dell'aggressore, e questa comunicazione deve essere fatta alla vittima in modo che la vittima possa azionare tutto quanto necessario per mettersi nuovamente al sicuro. E dall'altra parte è altrettanto utile che tutti gli atti siano trasmessi al giudice civile che sta decidendo della separazione o del divorzio, cosa che peraltro già accade normalmente perché sono gli avvocati a produrre in giudizio, ma il fatto che debba esserci una trasmissione d'ufficio è certamente positivo. Non mi convince invece personalmente, devo dire, l'articolo 4 della legge che stiamo ad approvare, che voterò comunque, ma che spero possa essere oggetto di un ripensamento in futuro. Si tratta della istituzione del nuovo reato di violazione della misura cautelare, sia perché le misure cautelari in quanto tali sono già sottoposte al regime dell'articolo 276 del Codice di Procedura Penale e quindi già trovano naturalmente un loro aggravamento che arriva fino alla custodia cautelare in carcere quando viene violata una misura meno afflittiva, sia ancor più perché le misure più afflittive, sto pensando agli arresti domiciliari, già hanno una sanzione penale nel reato di cui all'articolo 385 del Codice Penale, che è il reato di evasione. Il fatto di caricare una misura cautelare anche di una sanzione penale nel caso di sua violazione mi pare una ingiustificabile duplicazione. L'applicazione di questa norma ci dirà se avevo ragione io oppure se la norma in ogni caso andava bene così. Io concludo dicendo che si tratta in buona sostanza di una norma utile, di una norma doverosa, di qualche cosa che questo Parlamento deve approvare, e respingo al mittente in conclusione anche le ultime accuse che sono state fatte dalla relatrice di minoranza, che non ha perso l'occasione per accusare il Ministro dell'Interno di sessismo per avere osato dare a Carola Rackete, nota comandante della barca che ha portato qua persone contro la precisa volontà del nostro Paese, violando per 3 volte l'alt dato dalla Polizia Giudiziaria e da una nave da guerra. Ecco, il fatto che il Ministro degli Interni abbia definito quella persona delinquente non ha niente a che fare con il sessismo, ma ha semplicemente a che fare con il diritto penale. Grazie. Aspetta, dagli.